C'erano fedeli, parenti, amici, autorità civili e forze militari. Domenica 31 ottobre la parrocchia Santa Maria Assunta in cattedrale a Fano ha festeggiato l'entrata in servizio del nuovo parroco Don Giorgio Giovanelli. Nato a Fano il 29 settembre del 1971 e ordinato sacerdote nel maggio del 2001 a Lucrezia di Cartoceto, Don Giorgio, ex parroco di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, ora sostituisce il grande lavoro svolto negli anni da Don Luciano Torcellini, che rimarrà comunque collaboratore pastorale al Duomo. Durante la solenne celebrazione eucaristica, il vescovo ha rivolto un messaggio al nuovo entrato. La parola magica è generatività e lo chiamo costruttività. Non diventare spegnitori di candele, ma cerca di accenderle. Direi ancora coinvolgimento delle comunità e delle possibili forme di partecipazione e relazione. Superare i confini, ascolta il territorio. E quando dico territorio, centro storico, un territorio complesso e complessivo. Tante chiese, qualcuno dice anche troppe, tante congregazioni, spero che siano un dono, tante realtà anche di povertà e di miseria, case ricovero, strutture per i poveri. E ti auguro anche un'altra cosa, fare armonia nelle tante realtà che sono qui in città. Infatti, ha proseguito il Vescovo, qui ci sono molte realtà, come la Chiesa di Santa Maria Nuova, la Basilica del Patrono San Paterniano e la Chiesa dell'Adorazione che si trova lungo il corso. Dopo i riti del rinnovo delle promesse dell'ordinazione e la preghiera di benedizione, il nuovo parroco ha preso parola salutando la sua nuova comunità che non è riuscita a contenere all'interno del Duomo, tanto che è stato allestito all'esterno un maxi schermo. Dicevo qualche minuto fa nella celebrazione, il mio cuore è colmo di gratitudine verso il Signore, verso il Vescovo, per il dono di una nuova comunità. Una comunità che si identifica proprio perché si riunisce intorno all'altare, una comunità apostolica, con una doppia responsabilità, la responsabilità qui in cattedrale di essere punto di intersezione tra la Chiesa parrocchiale e la Chiesa diocesana. Quindi ecco, credo che siamo chiamati sempre di più a crescere nella comunione con il Vescovo, con il Presbiterio, con la Diocesi stessa. E il mio desiderio è davvero che il Duomo possa essere sempre più casa di tutti, casa accogliente, casa non giudicante, dove tutti possano trovare un posto e un cuore caldo accogliente. Il mio pensiero va agli anziani, va ai malati che non possono essere presenti, ma che lo sono con l'affetto. Vi ho ricordati tutti nella preghiera e ho applicato la messa per voi. Avremo modo di conoscerci presto e ecco, ricordiamoci nella preghiera, in questo tempo che avremo di crescita, di comunione, e che il Signore ci assista donandoci le sue grazie dal cielo. Con l'ingresso di Don Giorgio si chiude così la nuova disposizione dei parroci nelle parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.